Uè, ciao ragazzi, bentornati in lab. Oggi parliamo di tranciati, in particolare di una tecnica che permette, proprio attraverso questi tranciati, piallacci, di abbellire delle superfici, creando una sorta di intarsio. Pronti? Vamonos! Materiale corrente. Il supporto che vogliamo rivestire, in questo caso è un pannellino di multistrato, dei piallacci, io ne ho diversi scarti, castagno, noce, un altro tipo di noce, una buona lama, in questo caso io utilizzo il Leatherman personalizzato che ho, e questo qua è il modello Raybar, un nastro carta che ci servirà per tenere insieme i piallacci e una colla a contatto con relativa spatola per stenderla. Ci può tornare utile anche un righello. Ok, prima cosa da fare è decidere le geometrie che vogliamo avere sul pannello per poi rivestirlo con i piallacci. A me piacciono molto i triangoli o le forme comunque trapezoidali, però chiaramente potete fare quello che volete. Righellos, tracciamo queste geometrie. Una volta che ho le mie geometrie, prendo i miei piallacci e inizio così a sistemarli in modo da riempire tutti gli spazi che si sono creati tra queste linee qua, no? Tutte queste forme particolari. Ok, ad esempio questa ho deciso di metterla qui, posso scegliere chiaramente anche la venatura, come disporla. Voglio metterla in questo trapezio qua, trapezio, no? Sì. Questa linea, vedete che lo attraversa, mi segno i due punti e vado a fare il taglio in corrispondenza. È importante una lama bella affilata per un taglio pulito, no? Ok, ci sono quasi, mi manca questa. Attenzione ai tagli lungo la venatura che tendono un pochino a essere meno precisi perché il taglio tende a seguire appunto la vena, quindi a crepare. Boh, vado avanti così, cerco di magari di alternare i colori, quindi qua c'era un chiaro, ci metto uno scuro e anche le venature. Volendo, quando non ho un pezzo abbastanza grosso potrei anche unirne due in questo modo con un giro di nastro e via. Anche dove ci sono le crepe, girettino di nastro. Ok, mano a mano che ottengo pezzi, per tenerli in posizione, giro di nastro. Ultimo. Bombazza, rivestito tutto il pannellino, ora do una ripulita così passiamo all'incollaggio. Perfetto, allora per l'incollaggio, come dicevo, utilizzerò una colla a contatto, preferirei qualcosa di meno chimico, in questo caso non ho trovato alternative anche se le sto cercando, probabilmente ricorrerò come facevo una volta alla colla animale, che puzza però quantomeno non è chimica. Protezioni via respiratorie e via con la stesura. Per chi non la conoscesse, va stesa su entrambe le superfici, dopodiché bisogna aspettare che si asciughi, proprio al tatto sia bella asciutta, e a quel punto le due parti vanno accoppiate.
Boh, passato circa un quarto d'ora, non incolla più. Piccolo consiglio, oltre al fatto di utilizzare la maschera, meglio anche comunque areare il locale durante l'incollaggio. Adesso bisogna fare molta attenzione perché è una colla che non è riposizionabile, cioè una volta che si è messa è andata. Niente, a questo punto inizio magari da un bordo e poi la faccio scendere, o anche di qua. Togliamo i nastri, siete pronti a vedere la magia? Buono raga, ci siamo. Adesso una carteggiatina, gocce d'olio, finiture finali. Prima però, dato che ho lasciato comunque sui bordi del materiale in eccesso, squadro qua il banco sega. Cerco di carteggiare lungo vena per evitare di fare dei graffi. Quindi questo è il risultato finale, può essere inserito all'interno di una cornice se si vuole abbellirlo ancora di più e appenderlo poi a parete. Questa è una tecnica che io in particolare ho iniziato a utilizzare per rivestire cassettiere, mobili, antine, magari di materiale, non so, multistrato, poco pregiato, e in questo caso poi va invece a cambiare totalmente la resa estetica, no? Con solo l'aggiunta di qualche piallaccio. Un ringraziamento a Lederman che per il terzo anno collabora con il canale permettendo di continuare a realizzare questi contenuti. In particolare oggi avete visto che ho utilizzato uno dei loro multifunzione, tra l'altro personalizzato. Vi lascio qualche link in descrizione se volete saperne di più. Vi dico solo che sono prodotti garantiti 25 anni, tanto per far capire la qualità costruttiva. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Coltivo i tuoi sogni e hasta luego! Niente per oggi voglio farvi vedere.